c'è la nostra Gloria Aura Bortolini. Vediamo dov'è. Sorge su un colle che domina la Val d'Elsa, circondata da viti e olivi. È uno dei più straordinari esempi di città medievale, rimasta intatta, quasi cristallizzata attraverso i secoli. Oggi torniamo indietro nel tempo, a San Gemignano si può. Qui la bellezza è legge. Infatti nel 1282 il governo di San Gemignano decise che si potevano abbattere le case ad una sola condizione: costruirne di più belle. Un obiettivo centrato, tanto che nel 1990 San Gemignano è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Basta guardarsi attorno per capire il motivo, vero Viviana? Buongiorno, benvenuta a San Gemignano. Grazie, San Gemignano è meravigliosa. Assolutamente, è ricchissima di torri. Da questa parte c'è la Torre Grossa, che risale al 1300, e di fronte invece, dove c'è quel caffè, c'è una torre in stile pisano del 1200, e dall'altra parte ancora le torri gemelle dei Salvucci che risalgono al 900 d.C. Quante sono le torri? Attualmente ne sono rimaste 14, nel Medioevo erano moltissime, ce n'erano fra le 50 e le 70. Tutti cercavano di costruirsi la torre più alta possibile. Tant'è vero che c'erano degli statuti che stabilivano che nessuna torre potesse essere più alta delle torri pubbliche. E c'è qualche curiosità? Le torri gemelle dei Salvucci, la cui altezza sommata insieme superava l'altezza delle torri pubbliche, quindi fosse una specie di sfida nei confronti del potere costituito. Sono in Piazza della Cisterna, dove un tempo si svolgevano i mercati, i tornei, e ancora oggi venire qui è una festa. E poi in questa piazza fanno un gelato buonissimo. Ciao Sergio! Ciao Gloria, benvenuta! Ci sono dei gusti particolari? Mamma mia, ne abbiamo tantissimi. Noi abbiamo oggi 8 marchi registrati, quindi 8 gelati che trovi esclusivamente da noi, rappresentativi di questo territorio. Quindi voglio assaggiarne uno, il più particolare. Beh, allora non c'è scelta, per me ce n'è uno solo, è la crema di Santa Fina con lo zafferano DOP di San Gemignano. Respirare fra le pietre, le torri, le splendide botteghe di San Gemignano fa respirare l'aria del Medioevo. Qui ogni palazzo, ogni scorcio, ogni giardino, ogni chiesa merita una visita. Io mi faccio ancora un giro, ma intanto vi regalo questo scatto.